Benvenuti al Parco Sempione di Milano. Oggi è 29 settembre 2019 e siamo qui per la Milano Heart Week Run. Sono Pablo Huerva, responsabile della unità prevenzione e aterosclerosi del Centro Cardiologico Monzino. Oltre a trovarci con moltissimi dei nostri pazienti, dei nostri amici, di quelli che sono amici del Centro Cardiologico Monzino, vengono anche delle figure riconosciute nel campo dello spettacolo, quale J-Ax in primis, i giornalisti radiofonici di RTL 102.5 per proprio animare questa giornata. Voglio ringraziarvi soprattutto perché anche mettere la luce su certe tematiche è importante non solo per chi partecipa, non solo per le strutture che poi ne ricevono pubblicità, è importante per tutta la comunità, quindi quello che state facendo oggi è un servizio per tutti quanti, anche chi non lo sa e chi magari non si è reso conto dell'importanza di questa manifestazione. Io sono Elena Tremoli e sono direttore scientifico del Centro Cardiologico Monzino, nonché un ricercatore da tutta una vita. Siamo arrivati al termine della Milano Heart Week con una bellissima giornata milanese, quindi diciamo Milano ci ha premiato e ci hanno premiato anche tutti i nostri pazienti, ma anche i cittadini, perché sono presenti unitamente ai ricercatori e medici del Monzino che hanno corso per ricordare a tutti come l'attività fisica è in grado di ridurre la mortalità per malattie cardiovascolari. Sono Pietro Palermo, responsabile della cardiologia riabilitativa del Centro Cardiologico Monzino. Ho partecipato e ho dato l'esempio per una cosa in cui noi crediamo molto, che è l'esercizio fisico. La prima cosa bella che ho visto oggi è la partecipazione di tanta gente impegnata con la voglia di capire il nostro organismo, di capire quali sono gli effetti per contrastare le malattie cardiovascolari che sono sempre più frequenti. Chi ha voglia di correre, corre, chi ha voglia di andare in bicicletta, vada in bicicletta, chi ha voglia di nuotare, vada a nuotare. L'importante è muoversi. Ad esempio, io nella mia attività lavorativa in ospedale non uso mai l'ascensore, prendo sempre le scale. Un tempo i pazienti con infarto miocardico venivano tenuti a riposo perché si aveva timore che avessero problemi. Era il modo migliore per farli stare peggio. Oggi scopriamo che invece l'attività fisica, anche iniziata precocemente dopo un evento acuto, ha un effetto estremamente positivo. Grazie, grazie mille! Che figata l'arena, che bella lì!